Ciao a tutti! Oggi faremo un video un po' diverso e dobbiamo ringraziare per questo Travel Duo che ci ha dato l'opportunità di fare una collaborazione tutta natalizia. Oltre a Travel Duo, infatti, ospiteremo sul nostro canale anche Red da Mame e Viaggi a Domicilio e risponderemo a 4 domande a tema Natale. Ogni canale tratterà la risposta ad una sola domanda. Come vedete nel titolo qui sopra. Esattamente. Per le risposte a tutte le altre domande invece dovete cliccare il link qui sotto agli altri canali. Adesso però non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Se foste in viaggio, dove vi piacerebbe passare il Natale? Per rispondere a questa domanda noi abbiamo pensato più che ai posti dove vorremmo andare a Natale e ai posti dove vorremmo tornare a Natale. Uno di questi è Sarabandina, quest'isola piccolina del Madagascar dove siamo stati quest'estate. E vorremmo tornarci soprattutto per portare dei regali ai bimbi dei villaggi dei pescatori che abbiamo visitato. E dove avevamo lasciato un pezzettino di cuore. Esatto. L'altro posto in cui vorremmo passare il Natale è Praga, con la sua meravigliosa e unica atmosfera. Immaginatela con un po' di neve, deve essere una cosa pazzesca. E in particolare lì ci piacerebbe tornare allo Staromacek, che era questo ristorante che faceva dei piatti di carne meravigliosi. E il tutto accompagnato a fine serata da una bella cioccolata calda, seduti in un meraviglioso bar che affaccia sulla piazza della città vecchia. Non abbiamo una località precisa, però abbiamo un'atmosfera ben chiara in mente. Infatti ricercheremo sicuramente un'atmosfera fatta di luci calde, neve e quindi tendenzialmente andremo verso un paese del nord. Siamo un po' nordici dentro, effettivamente. Beh, per quanto riguarda il Natale, sì. Sì, quindi un'atmosfera, per esempio, se facciamo riferimento con l'Italia, che ricorda, non so, i mercatini del Trentino, piuttosto che le valli e le montagne della Valle d'Aosta. Insomma, delle località che comunque sprigionano quel clima natalizio tradizionale, magari anche un po' italiano, da tutti i pori. Quindi casette di legno, bevande calde con cui scaldarsi le mani. Bimbrulè. Cioccolata calda per chi non beve il bimbrulè. Quindi un'atmosfera di questo genere. Sì, quindi per dare un riferimento italiano, diciamo, con fermezza Trentino Alto Adige. Eccoci qua con Nandino che mi sta annotando da mezz'ora. La domanda a cui rispondiamo è: se foste in viaggio, dove vi piacerebbe passare il Natale? Allora, domanda abbastanza semplice perché siamo già con le idee chiare. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Esatto, le due mete che appunto ci piacerebbe visitare sotto Natale sono New York e Londra. Quindi insomma due città che sotto Natale si trasformano. Insieme a Boldi e Desiree. Due città bellissime che appunto sotto il Natale si trasformano, lo sentono molto in queste città di Natale, ci piacerebbe tantissimo passare le feste natalizie in queste bellissime mete. Anche se devo dire la verità, io sono abbastanza tradizionalista, quindi sono un po' dell'idea Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, quindi... Io invece ultimamente ho cambiato. Sarebbe bello comunque passare un Natale diverso e passarlo da un'altra parte, all'estero, magari in concomitanza con la fine dell'anno, molto molto bello. No, fine dell'anno ancora, però il Natale non lo so, c'ho sta cosa di famiglia, forse perché comunque qua la mia famiglia abbiamo sempre fatto sti Natali con 15-20 persone, quindi per me il Natale è quello. Però sicuramente, come hai detto tu, nel caso in cui dovessi scegliere una meta, Natale a New York, Natale a Londra e vai... Top. Se fossimo in viaggio, dove ci piacerebbe passare Natale? Ci sarebbero tanti posti dove noi vorremmo passare il Natale, sicuramente nei paesi nordici sarebbe molto suggestivo, come può essere la Lapponia o l'Islanda. Sì, oppure anche passare Natale in un borgo medievale come quello in cui siamo adesso, tutta addobbata a festa, sarebbe davvero molto suggestivo, molto carino. Abbiamo preso la cartina, ma abbiamo deciso di non guardarla perché è bello perderci in questi borghi. Dopo la raccolgo. Noi però dopo 2 anni passati lontani da casa passeremo questo Natale con la nostra famiglia. Anche questo video è finito, ora potete andare in pace. A parte gli scherzi, noi vogliamo ringraziare tantissimo Travel Duo per averci dato questa opportunità e per la bellissima idea che ha avuto. Ringraziamo ovviamente tantissimo anche Red da Mame e Viaggio a Domicilio per la collaborazione. E vi invitiamo ad iscrivervi anche ai loro canali per poter scoprire anche le risposte alle altre domande. Grazie per aver visto questo video, non ci resta che augurarvi un meraviglioso Natale. Ciao!